Sono passati 30 anni dalla caduta del muro di Berlino. Qualcuno allora parlò di fine della storia, pensando che sarebbe trionfata la liberal democrazia. Le cose non sono andate esattamente in questo modo, la storia non è finita. Certamente però fu un evento cruciale per la storia mondiale e per la storia della sinistra in particolare. Ed è su questo aspetto, che Micromega si sofferma in questo numero dedicato al trentennale della caduta del muro. Che cosa ha significato la caduta del muro di Berlino e dunque poi la fine, dell'Unione Sovietica per la sinistra in Europa e nel mondo? È stata un'occasione mancata quella dell'89, un'occasione per ripartire, senza la zavorra, sovietica e rimettere al centro giustizia e libertà? Le sinistre in Europa hanno preso strade diverse, spesso imboccando quella terza via che di fatto si è tradotta in una subalternità alle politiche neoliberiste. La sinistra non rappresenta più una vera alternativa. Perché il patrimonio di dissenso democratico al regime sovietico è stato disperso? Queste domande sono state poste dalla nostra redazione a diversi intellettuali, politici, osservatori della realtà politica, sia italiani sia stranieri. Ciascuno ha dato la sua risposta, risposte molto lunghe, molto articolate, che ragionano appunto sull'eredità, di quell'evento per la sinistra europea e mondiale. Adriano Prosperi, per esempio, Axel Honneth, Dacia Maraini, Lucio Caracciolo, Miguel Benazayag, Luciana Castellina, Cinzia Ruzza e tanti altri. Nel numero poi ci occupiamo in maniera specifica di alcune realtà nazionali particolarmente significative nel dopo 89. Sicuramente la Germania. Che cos'è la Germania a 30 anni dalla caduta del muro? La Russia e la sua involuzione putiniana e poi gli Stati Uniti. Perché è vero che il muro è caduto a Berlino, è caduto in Europa e il regime comunista è caduto in Unione Sovietica, ma quell'evento naturalmente rappresentò anche per gli Stati Uniti un grosso momento di cambiamento. Che cosa sono gli Stati Uniti a 30 anni dalla caduta del muro e che cosa ha rappresentato per gli USA la caduta del muro di Berlino? Rimaniamo negli Stati Uniti poi per guardare invece al futuro, a partire dall'89, ma guardando al futuro, con Nancy Fraser. Giorgio Fazio dialoga sulle possibilità di un socialismo per il XXI secolo, che forse proprio dagli Stati Uniti può venire, perché è proprio lì che la parola socialismo sta tornando sulla bocca di molti politici ed è forse proprio da lì che può arrivare un'idea di un nuovo socialismo per il XXI secolo. Nel numero abbiamo una chicca, un inedito, un'intervista inedita a Gajo Petrovic, che è il fondatore di Praxis, un movimento marxista dissidente. Un'intervista che è stata realizzata a pochi mesi dallo scoppio della guerra in Jugoslavia, nella ex Jugoslavia. E Petrovic in questa intervista sente già che la guerra sta incombendo, avverte che il nazionalismo che sta sempre più prendendo piede condurrà di lì a poco ad una guerra civile. Chiude il numero una precisa e ricca cronologia a cura di Roberto Carocci, una cronologia che ci accompagna da poco tempo prima della caduta del muro fino a poco tempo dopo per ricostruire esattamente tutti gli avvenimenti di quegli anni. Micromega è in edicola e anche in edizione digitale in ebook e per iPad, la trovate anche in libreria. Si avvicina anche il Natale, quindi un'ottima occasione per fare un regalo a voi o a chi amate, per regalare la rivista e magari anche un abbonamento.